te guardi intorno, non c'è nessuno, dici vabbè, faccio un video, accendi la telecamera, escono fuori 100 persone, anche dai tombini, tutti che te guardano, come ti additano, quello è pazzo, parla da solo, io sono youtuber, che cazzo volete? Guardate un'altra parte. Ma parliamo del vero motivo per cui ho acceso la telecamera, quindi la notizia, l'azione di mercato, Chic de Frel. Io posso anche capire che tu voglia mandare Chic a rifarsi le ossa a Genova, con la Sampdoria, un ambiente, un luogo, una squadra che comunque lo ha lanciato, dove potrebbe ritrovare quegli stimoli, perché la classe c'è, evidentemente manca altro. A parte che comunque c'è sempre Quagliarella, YouTube è lì, a meno che quello non ti disegna un modulo dove tu puoi giocare, comunque c'hai sempre scampo di partita, qui fai la panca a Dzeko, lì fai la panca a Quagliarella e va bene. Ma quello che non sta in cielo in terra è un ritorno di De Frel, assolutamente, raga. Cioè De Frel è stato preso, pagato tanto, inadeguato a certi tipi di palcoscenici, scartato, mo che fai, te lo ripigli per fa che? Il brodo, che ce devi fa? Ma cerca un centravanti serio. Prova a portarmi, ecco, se devi prendere uno scarto, piede Zapata da Atalanta, che mi piace moltissimo, piede un bestione che ti sposta gli equilibri, uno che fa, come posso dire, uno che fa la legna, che fa la sostanza, che tiene impegnati almeno due difensori perché è una bestia, è un animale, oppure prova un'altra scommessa, ma ormai qua sta gente ha fallito. Monci, non mi sbaglia pure sto calcio mercato, perché veramente la tua credibilità qui a Roma è collassata. È veramente collassata. Ti puoi riabilitare con questo calcio mercato? Mi prendi due giocatori giusti, mi rimetti la Roma in sesto, la riportiamo al quarto posto e poi ci pensiamo l'anno prossimo. Ma non mi sbagliamo. Non mi sbaglia sto calcio mercato, perché veramente altrimenti roviniamo tutto. Tutto roviniamo.